Salerno ha voglia di luci e lo dimostra il successo virale ottenuto dall'iniziativa social Illuminiamo Salerno. In un solo giorno il gruppo Facebook attivato dal conduttore radiofonico Pippo Pelo, voce di Kiss Kiss, ha superato le 5.000 iscrizioni, attestazioni di affetto ma anche proposte, come quella di estendere l'iniziativa anche ad altri comuni della provincia. Questa iniziativa, ha spiegato l'amministratore Pippo Pelo, ha lo scopo di rappresentare un motivo di speranza e fiducia per tutti quanti. Buongiorno, iniziamo questa settimana con le belle notizie perché ci colleghiamo in diretta con Pippo Pelo, che è stato il promotore del gruppo social Illuminiamo Salerno. In una sola giornata 5.000 persone hanno deciso via social di aderire alla sua proposta, che è quella di illuminare Salerno attraverso i balconi in una città che deve tanto alle luci ma che deve rinunciare causa Covid all'evento più amato dai salernitani e non solo, perché anche attraverso la pagina social stanno arrivando attestazioni da tutta Italia. Allora Pippo, come mai questa idea? Allora Monica, intanto buongiorno a te e grazie per avermi invitato. Tu sei stata, diciamo, subito una ferrea sostenitrice del nostro gruppo. Esatto, ma io sapevo di poter contare anche su tanti amici, no? E amiche come te e come tanti altri colleghi, tra virgolette, che si occupano di comunicazione nella nostra città, nella città di Salerno, dove io non lavoro, ma dove io continuo a vivere da sempre. E essendo un grande appassionato di Salerno, ho sempre sposato la causa delle luci d'artista, perché insomma quel clima festoso che Salerno ha avuto in tutti questi anni, quest'anno mi manca troppo l'idea soltanto che a Salerno possa non esserci festa, ma che le strade possano essere deserte come erano tipo 30 anni fa, 20 anni fa, mi ha angosciato. Per cui un pomeriggio mi sono messo da solo a pensare e ho detto: bisogna che io utilizzi questa mia piccola popolarità per fare una cosa per Salerno. Faccio poco in questa città e perché insomma appunto il lavoro mi porta fuori, ma mi è venuto in mente, dico: ma io ho tanti salernitani che mi seguono, vediamo se mi seguiranno anche in questa avventura. Illuminiamo i balconi e illuminiamo, insomma, la mia amica Giuliana mi ha dato quest'idea, ha detto: metti amo maiuscolo, così si capisce ancora di più di quanto tu ami Salerno. Quindi ho scritto Illuminiamo con l'amo grosso Salerno. E devo dire che, come tu hai detto, questo gruppo ha avuto un successo incredibile, strepitoso. Cioè in poche ore siamo arrivati a più di 5.000 iscritti, e sono 5.000 iscritti che sono proprio molto partecipativi. E abbiamo provato a fare un post ieri sera in cui abbiamo suddiviso le zone, no? Abbiamo chiesto ai salernitani di dirci dove sono, ed è impressionante il numero di persone. Sono curiosa qual è il quartiere che sta rispondendo con maggiore entusiasmo. Guarda, un po' tutti, ma in particolare Pastena, il quartiere di Pastena, che non è manco il mio quartiere, io sono un torrionese, sono cresciuto a Torrione. Il quartiere di Pastena è quello che sta rispondendo di più, ma stanno rispondendo tutti: il centro storico, il corso Vittorio Emanuele, il corso Garibaldi, Mercatello, Mariconda, tantissimi. Adesso mi piacerebbe che tutti quelli che ci stanno seguendo anche qui non solo si iscrivessero sul gruppo Illuminiamo Salerno, che è su Facebook, un gruppo aperto per cui potete iscrivervi tutti, ma che si facessero anche da ambasciatori, no? Facessero da ambasciatori, perché faccio fatica ad immaginare di riuscire a raggiungere veramente tutti, intendo dire tutti i condomini, tutti i palazzi di Salerno, che sono talmente tanti. Poi ci sono persone magari un po' più anziane, magari un po' più in difficoltà, ci sono uffici, bisogna raggiungere anche quelli. Per cui io chiedo veramente anche a chi ci sta seguendo adesso di farsi da ambasciatore. Se sapete che nel vostro palazzo, al secondo piano, al terzo piano, i balconi sono occupati, magari sono di proprietà di un ufficio o di altra cosa, date un suggerimento, invitate chi li gestisce, questi uffici e queste aziende, ad illuminare anche i balconi, così riusciamo ad illuminare tutta la città. Se è andato avanti e ti dice: perché non lo facciamo per tutta la provincia? Sì, guarda, non ti nascondo che stamattina mi ha chiamato il mio editore, la signora Niespolo, che è l'editore di Radio Kiss Kiss, che mi ha detto: Pippo, complimenti per l'idea, un'idea meravigliosa, ma sai che ti dico, io quasi quasi te la farei fare per tutta l'Italia. Piano piano, insomma, perché sai che insomma, utilizzando Radio Kiss Kiss la cosa potrebbe diventare poi subito nazionale, ma io preferisco al momento che questa cosa resti su Salerno e nei dintorni, perché no? Se si fanno portavoce anche gli amici, perché sai che seguire tutto, poi abbiamo anche altri lavori da fare, per cui diventerebbe impossibile, ma seguire la città di Salerno e seguire anche la provincia, magari con dei capobanda che diventano, diciamo, i paladini del loro paese, del loro comune, e vogliono seguirci in questa avventura, perché no? Insomma,